La violenta aggressione di domenica sera fuori dal suo locale, subita da Roberta Bruscoli, titolare di Amo e Lievito, da parte del suo dirimpettario, non è l'ultima che di una lunga serie. Insulti, minacce, aggressioni fisiche e verbali, non solo a lei, ma a tutto il suo staff. La lista è lunga e Roberta, che ormai vive prigioniera nel suo locale a causa di questo facinoroso personaggio, vuole che in qualche modo questo ennesimo episodio sia l'ultimo di questa serie e che si faccia subito qualcosa. Stavolta abbiamo toccato un po', diciamo, il fondo, perché stavo mettendo a posto fuori, mi è arrivata una bottiglia praticamente sul piede, ma era mirata alla testa. Io ho alzato lo sguardo e ho visto lui che, insomma, che era alla finestra, mi sono chiusa dentro il locale, ho chiamato la polizia che sono intervenuti. Io devo dire sempre grazie alle forze dell'ordine, non solo sono saliti, diciamo, a parlarci per tranquillizzarlo così, ma nel venire giù hanno seguito le forze dell'ordine e hanno cominciato a inveire contro di noi, a minacciarci sempre di morte. A me, alla mia famiglia, alla famiglia del mio compagno, a mio figlio, dicendoci che comunque sia siamo morti. Questo perché io nel tempo ho sempre denunciato. Anche suo figlio, che lavora con lei, un ragazzo di 20 anni, è dovuto ricorrere al pronto soccorso per una medesima aggressione. Chiaramente, se non avrò le risposte che aspetto, licenzierò anche mio figlio, perché mio figlio lavora qua, è un mio dipendente, e lo licenzierò e gli farò trovare un altro lavoro, perché già anche lui è stato al pronto soccorso prendendosi un cazzotto al posto mio. Chiaramente mio figlio, ma è un ragazzo di 20 anni che si para sempre davanti. Io voglio lavorare tranquilla, voglio venire a lavorare tranquilla, voglio che i miei dipendenti non siano costretti ad aspettarmi la sera, anche loro, per proteggermi, per non lasciarmi sola. Voglio che queste persone vengano curate, prese, curate, punite anche. Io mi aspetto di lavorare, Fano è una città bellissima, mi aspetto di lavorare con tranquillità.